Francesco Moser, quindi un gol per tempo, un 2-0 senza neanche tanti patemi. Insomma, senza, sì, non abbiamo rischiato granché, però ci hanno messo un po' in difficoltà. E ci siamo innervositi un po' sul finire del primo tempo perché non riuscivamo a girare palla come di solito facciamo e forse credevamo di ottenere più occasioni da gol perché eravamo partiti anche bene, poi siamo un po' calati. Ma alla fine, nel secondo tempo, non ho visto grandi rischi per la squadra. Abbiamo avuto l'occasione con De Barba, grande parata del portiere, veramente bravo ragazzo in porta. Sinceramente, non lo conoscevo, non l'avevo mai visto. E poi, sì, abbiamo amministrato un po' sul finire, sofferto per qualche lancio, come al solito, magari in area, non saltiamo bene sui corner. Dobbiamo migliorare tante cose, però sono contento del passaggio del turno. Adesso vi aspetta il Cedarkis. Che prospettive può avere questa folgore in Coppa e soprattutto ci tenete? Ci teniamo sì, perché alla fine sicuramente è un impegno doppio, non siamo in tanti, problemini ci sono sempre, non abbiamo recuperato quasi nessuno, a parte Micheli, che comunque ci darà una grossa mano. Un piccolo risentimento per Conte anche oggi, un piccolo risentimento per Moser muscolare, speriamo siano cose da poco, però siamo un po' corti e cerchiamo di giocarcela un po' su tutti e due i fronti. Chiaramente col Cedarchi sarà un'altra battaglia. Francesco, ci voleva questa vittoria anche per il morale, soprattutto dopo la sconfitta nel derby che non è stata del tutto meritata. Sì, sinceramente sono rimasto molto contento della partita dei ragazzi di domenica, anzi direi soprattutto, come l'ho detto a loro, sono rimasto molto orgoglioso di quello che ho visto in campo e poi le partite si vincono oppure si perdono, magari un'altra volta capiterà a noi. Sì, ho fatto i complimenti al Villa perché comunque ha fatto la sua partita, chiaramente secondo me ci stava stretto anche il pareggio. Non abbiamo portato a casa neanche un punto, però secondo me la squadra ha preso molto morale da quella sfida. Oggi eravamo un po' stanchi, però comunque abbiamo fatto il risultato comunque.